mattina sì, questa unità, la Rosa d'Abbundo, ha avuto questo problema proprio nella manovra di ormeggio per lo scalo qui a Procida. Diciamo che sicuramente un dato importante è quello che c'erano a bordo, ci sono a bordo 112 persone, di cui in questo momento stiamo terminando lo sbarco per permettere poi successivamente quelle che sono le operazioni di disormeggio, quindi attraverso un'unità, un rimorchiatore, provare a disincagliare sostanzialmente la nave e poterla permettere quindi eventualmente di ripartire. La protezione civile è impegnata con i propri uomini per questa operazione di trasbordo dei passeggeri dalla Rosa d'Abbundo qui a terra. Allora, come si sta evolvendo la cosa? Allora niente, appena siamo stati allertati dal sindaco e dal comandante Circomare, ci siamo attivati, abbiamo programmato questo tipo di operazione che al momento sembrava quella più sicura per poter mettere in atto. Contattata la ditta con l'automezzo, abbiamo disposto l'inizio delle operazioni. Sono scesi tutti in perfetto stato di salute. Tutto normale finché, insomma, io addirittura ero convinta che l'ormeggio stesse andando regolarmente, invece poi abbiamo sentito un bel botto e dopodiché siamo rimasti bloccati a lungo. C'è stato del panico perché poi i membri dell'equipaggio correvano da poppa a prua, però insomma si è diffuso del panico tra le persone, che sta succedendo, che non sta succedendo. Diversi sono stati tentativi con cime varie, bitte varie, ma i tentativi sono stati vani. Si parlava addirittura di un rimorchio? Sì, forse doveva arrivare. Da Napoli, e poi ci hanno fatto scendere artisticamente così. Sì, all'assistenza è stata buona, se avete avuto. Sì, il bar offriva insomma cibo e bevande gratuitamente, e insomma il riscaldamento c'era, l'acqua c'era. Se capitava 200-300 metri dopo il porto, prima che entravamo nel porto, eravamo tutti morti perché là sono stati un poco arrestiti. Hanno chiamato il soccorso per disincagliare la nave dopo 4-5 ore. Quindi loro, perché secondo me hanno tentato di disincagliarla loro, ma non ci sono riusciti. Lei Ischia? No, io sono di Napoli, tengo mia figlia a Ischia. Abbiamo fatto una vacanza a Ischia e ci siamo trovati nella situazione. Il comandante ci ha trattato bene, non ci è mancato niente, siamo stati benissimo, tutti molto cortesi. Qualche attimo di paura? Di panico sì, un po' di panico, è importante, non si è fatto male nessuno e stiamo bene. Quando abbiamo avuto la conferma da parte della Capitaneria di Porto che non si riusciva ad allontanare l'unità navale, abbiamo disposto con la Protezione Civile le modalità per poter far scendere dalla nave i passeggeri e dargli un minimo di accoglienza alla stazione marittima. Quindi abbiamo disposto appunto questa collaborazione per poter gestire almeno i passeggeri. Poi dopodiché insieme a loro, insieme alla Capitaneria in modo particolare, stiamo seguendo l'evoluzione dei fatti per cercare di fare in modo che quanto prima si possa liberare il porto di Procida.